grazie, perché questa masterclass è stupenda. E qui ho incontrato dei ragazzi anche ieri che ho fatto la proiezione, che mi hanno fatto delle domande intelligentissime, quindi voi siete la salvezza degli spettatori in Italia, secondo me. C'era Monicelli, una lezione stupenda al Centro Sperimentale, l'ha conclusa dicendo: mi raccomando, rubate, però rubate a quelli bravi. Quindi da là sono iniziato la mia carriera di ladro, tranquillamente. Quindi. Però volevo chiederti appunto una cosa su un'ultima scena. Ma tanto complimenti per la mamma, ma si va increscendo, cioè alla fine mi chiedete cose di fisica quantistica. Allora. Il rischio più grande quando ci provi, no? È di pensare quello che gli altri si aspettano da te, mentre bisogna sempre pensare quello che si ha, le proprie idee di interessanti da portare fuori al mondo, agli altri. Quando fai questo switch, e allora qualcosa succede. Uno dei momenti più felici che passavo nella mia famiglia era la domenica pomeriggio insieme a papà, che ci forzava a guardare quei film e basta, che erano Indiana Jones, 007, Sergio Leone e Monicelli. Noi abbiamo bisogno delle storie, perché la vita di per sé è ambigua e strana, e l'organizzazione di questa ambiguità del reale in una storia ci produce senso, ci dà un significato alla vita. Tutte le storie che mi avevano emozionato nel profondo, io le avevo scelte quando ero ragazzino, i cartoni animati, erano importanti per me, valevano tanto tanto quanto quelle che stavo studiando in quel momento. Quindi non le ho messe in cantina o in soffitta dicendo: adesso faccio il cinema importante. Io ho protetto quel cinema che mi emozionava, in particolare ci sta il cinema americano, e ho cercato di fonderlo con quello che poi dopo era anche il cinema italiano, che mi piaceva. Ci sono momenti che sono molto duri, molto difficili, però quando hai iniziato poi devi andare avanti, non devi mollare.